Amiche e amici di Grottaglie, alla periferia della nostra città per l'inaugurazione del nuovo centro logistico di distribuzione di Conad Adriatico, una grande struttura, quasi 10.000 metri quadrati di capannone all'avanguardia. Andiamolo a scoprire insieme, andiamo a sentire le voci di alcuni dei protagonisti di questo bel momento per la nostra città. Inizierò con un ringraziamento e dirò la signora Conad, possiamo declinarla al femminile così diciamo. Con Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato Conad Adriatico. Inaugurazione del polo logistico, una scommessa vinta in tutti i sensi. Sicuramente, mai frase fu più azzeccata. Abbiamo avuto l'autorizzazione in soli 60 giorni e abbiamo realizzato l'immobile con poco più di 12 mesi. Quindi un successo da questo punto di vista mai avuto prima. Ecco, durante l'inaugurazione è stata sottolineata più volte l'importanza della collaborazione, della sinergia tra enti, istituzioni e imprese, tra personale che a vario titolo ha operato. In fondo è quella che è la vostra filosofia aziendale. Vero, vero. Però quando mi hanno presentato questo progetto e abbiamo fatto una tempificazione di realizzazione, per dire che si potesse realizzare una collaborazione così efficace fra enti pubblici, privato e varie istituzioni. Veramente per me è stata un'esperienza brillante e che in 45 anni non avevo mai vissuto. Ecco, se vogliamo è un modo diverso ma altrettanto reale di interpretare il vostro claim: le persone oltre le cose, le persone sono comunque fondamentali per il successo. È verissimo, questo abbinamento, questo allineamento del claim è veramente, sono le persone sono le persone che fanno muovere le cose. Ecco, ed altra cosa interessante è, lei ha evidenziato insieme ai suoi collaboratori, quelle che possono essere le ricadute positive sul territorio, come impiego di personale, come impiego di aziende per la manutenzione e anche come mancato inquinamento, sostenibilità ambientale. Quindi anche questo è un esempio molto importante che viene offerto da Conad a tutti. Sì, con questo nuovo magazzino noi pensiamo di ridurre di 1,5 milioni di chilometri nel 2024 per servire ai nostri 180 punti vendita in Puglia. 1,5 milioni di chilometri in meno sono tanto CO2 in meno. Però questa è soltanto una parte, voglio dire, del vantaggio del nuovo magazzino. Io penso che, aprendo qui a Grottaglie, instauriamo anche una relazione con gli imprenditori locali, per cui Conad è un'azienda commerciale, la possibilità di ritrovare sui scaffali dei punti vendita non soltanto pugliese, ma anche a livello nazionale, di prodotti di eccellenza del territorio, diventa più fattibile. E allora, ad maiora Conad, ad maiora Grottaglie. Perfetto. Dio ci benedica, ci custodisca, ci protegga, allontani il male e il pericolo delle nostre vite e ci riempie di ogni bene. E la benedizione di Dio discenda su tutti voi, su noi e su questa nuova attività. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vai. Oh, lui.
Inaugurazione del polo logistico Conad Adriatico qui a Grottaglie, incontriamo il sindaco, avvocato Ciro D'Alò. Un segnale importante per il territorio e per i suoi cittadini. Sì, intanto grazie a Conad per aver scelto il nostro territorio per questo importante investimento. Crediamo che questo sia un punto di partenza per allacciare relazioni con il territorio, con le imprese, e che possa essere un volano di sviluppo che possa in qualche modo aiutare la crescita del territorio. È stato un lavoro impegnativo, devo dire una grande collaborazione, c'è stato un impegno importante da parte della ZES che realmente in 60 giorni ha consegnato le autorizzazioni e loro in un anno hanno realizzato questa impresa, coinvolgendo imprese del territorio, quindi ecco, queste sono le sinergie che ci piacciono. Adesso lavoreremo affinché altri vengano a investire sulla nostra zona industriale, sulla città di Grottaglie, e noi li aiuteremo come abbiamo sempre fatto. Una cosa che è stata sottolineata in questa inaugurazione, la sostenibilità di questa struttura, materiale riciclabile, grande attenzione all'autosostentamento energetico, anche la piantumazione di diversi alberi a Grottaglie è un segno importante. Sì, c'è stata una condivisione etica dell'investimento, noi proprio sulla base di questi presupposti ci siamo adoperati affinché si potesse realizzare. 180 alberi sono un segnale che Conad ha voluto dare alla città per dimostrare la propria propensione verso la sostenibilità e un rispetto verso la città. Quindi li abbiamo piantati, sostituendo quelli che in realtà non avevano più vita, e quindi abbiamo ridato vita ai marciapiedi, alle piazzette, insomma alle zone della città. Questa è una bella iniziativa che dà il segno più a questa collaborazione. Lavoro sicuramente in fase iniziale per 40-50 persone nel mondo della manutenzione e del trasporto. C'è tutto l'indotto per l'attività di manutenzione, poi ci interverrà sicuramente con più dettaglio mia, e tutte le imprese del territorio che hanno lavorato e lavoreranno ancora per gestire una piattaforma e una complessità di questo livello. Ci aspettiamo alla fase iniziale subito intendo nei 3-4 mesi che ci metteremo per rodare lo startup di questo magazzino, di risparmiare circa 1,5 milioni di chilometri, e quindi questo già vi dà l'impatto ambientale, no? Su cui interverremo nella sua riduzione di emissioni, ma anche dei benefici di sostenibilità economica, e incrementeremo quello che vi ho detto, puntualità di consegne, la catena del freddo, e quello che ci preme più di tutti, il livello di servizio alla nostra base sociale e ai nostri consumatori. Passo la parola a voi. In questa piattaforma gestiremo circa 12 milioni di colli in movimentazione, come ho detto, con quell'integrazione con tutte le altre tre piattaforme della Puglia, serviremo circa 180 punti vendita, perché da questi siti, nel modello integrato che avremo noi, ognuna di queste quattro piattaforme che sta in Puglia, per questo gioco di integrazione, poi servono tutti i punti vendita. È il sistema logistico infrastrutturale che poi risolve l'integrazione e il fatto che il punto vendita si veda arrivare una consegna unica per il fresco e una consegna unica per il secco e il duro. Questi sono i numeri importanti che permettono, ad esempio, quel dato deciso, no? Di riduzione delle percorrenze chilometriche. Quindi questo network che gira all'interno dei siti della Puglia, l'obiettivo primario è che questi mezzi non trasportano, noi diciamo tecnicamente non trasportino aria, devono avere sempre delle merci dentro. Noi su questo, per tutti i motivi che abbiamo detto, siamo spasmodicamente attenti, e questo è l'obiettivo, questa è la chiusura del puzzle. Grottaglie chiude il network e consente quell'efficienza che abbiamo raccontato in termini di impatto ambientale, ma anche di riduzione dei costi, e quindi, come diceva il nostro amministratore delegato, poi l'effetto amplificatore porterà anche a poter fare politiche allo scaffale per sostenere
Quindi abbiamo deciso di fare cosa? Abbiamo deciso di aprire questa piattaforma logistica. Le motivazioni sono chiaramente state ben riassunte da mio collega, ma io vi voglio dire perché abbiamo scelto Grottaglie e perché abbiamo scelto questo territorio. Perché Grottaglie? Noi ci siamo messi alla ricerca di un sito che rispondesse sicuramente alle caratteristiche tecniche e strutturali rispetto a quelle che erano le nostre esigenze, ma abbiamo fatto qualcosa di più. Abbiamo cercato un sito che ci consentisse di realizzare una logistica sostenibile. Cos'è una logistica sostenibile? È una logistica che è in grado di risolvere i problemi della mobilità all'insegna della compatibilità con il territorio. Quindi una logistica sostenibile è una logistica che si lega la catena della supply chain al territorio. E cosa abbiamo trovato in Grottaglie? In Grottaglie abbiamo trovato, come diceva appunto il sindaco, una condivisione di intenti. Questa sostenibilità che il Comune di Grottaglie fa giornalmente, agisce giornalmente, non come slogan, ma con gesti, azioni concrete ogni giorno, e lo fa con partecipazione e inclusività, quella partecipazione e inclusività che ci ha visto lavorare insieme dal primo giorno in cui abbiamo approcciato questo territorio e che ci trova oggi qui. Il sindaco prima parlava di zona ZES, quindi Grottaglie, il motivo per cui siamo qui, ve l'ho spiegato, zona ZES. La zona ZES ha rappresentato una grande opportunità per noi, un'opportunità che non è... Sapete, nelle zone ZES c'è il beneficio fiscale, sì, vabbè, sicuramente per un'impresa che fa business è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione, ma non è solo quello, è la snellezza della procedura amministrativa, urbanistico ed edilizia che ci ha portato qui e ci ha portato con una ragione in più qui, perché per un'impresa che fa il nostro mestiere i tempi sono sostenibilità, cioè aprire una piattaforma logistica in 5 anni, 6 anni, meglio, aprirla in un anno è un'altra cosa. La certezza poi di arrivare alla fine del procedimento amministrativo ed urbanistico è l'altra cosa, perché noi sono tantissimi anni, chi fa il mestiere dello sviluppo come me sa benissimo che cerchiamo di batterci per cercare di portare a casa una snellezza della procedura amministrativa, che non significa bypassare alcuni controlli o non farli, ma significa condividere che l'obiettivo nel tempo è fondamentale per chi fa questo mestiere, ma è fondamentale anche per le comunità stesse, perché altrimenti chiaramente tutte le risorse che si approcciano all'inizio vengono disperse, vengono chiaramente buttate via. La città di Grottaglie ha abbracciato una trasformazione, no, come dice il sindaco, che va oltre l'aspetto estetico, anche va con un gesto probabilmente concreto alla trasformazione diciamo del verde. E continuerà. Noi ci piace pensare che questo sia l'inizio di una collaborazione qui su Grottaglie, ci piace anche pensare di poter arrivare prima o poi con un bel supermercato a Grottaglie e ci lavoreremo già da domani, visto che ha lanciato l'assist. Io concluderei, semplicemente volevo fare un ringraziamento a tutti, poi chiaramente se ci sono delle domande tecniche abbiamo qui tutte le nostre maestranze tecniche che hanno lavorato sul sito. Con Mirko Papili, direttore supply chain di Conad Adriatico, inaugurazione di un polo logistico a Grottaglie, claim della Conad delle persone oltre le cose, possiamo dire anche l'ambiente insieme alle persone oltre le cose. Certamente, l'ambiente è un item di nostro riferimento in tutta la nostra organizzazione del mondo Conad e anche in quello che riguarda la supply chain.
Questo sito nasce in costruzione, diciamo, edile urbanistica, con un'attenzione particolare all'ambiente, è quasi, no, quasi autosufficiente dal punto di vista energetico, perché ha un impianto fotovoltaico che garantisce, diciamo, il funzionamento anche di tutta la catena del freddo che sta in questo sito logistico. Ci sono tante tecnologie, materiali riciclati che riducono l'impatto ambientale nella costruzione del sito, ma anche e soprattutto tutta la catena logistica produrrà dei risparmi in termini di percorrenze chilometriche importanti. Contiamo di ridurre di circa 1,5 milioni di chilometri che percorreremo, con un chiaro riduzione delle emissioni e quindi di impatto ambientale migliorativo. Incontriamo Luca Grandoni, direttore sviluppo, patrimonio e centri commerciali Conad Adriatico, all'inaugurazione del polo logistico di Grottaglie. Lei ha sottolineato l'importanza di fare rete, di fare squadra, tanto con le istituzioni, tanto con le persone che hanno a vario titolo operato qui. Questa diventa una risorsa vincente per tutti, insomma, per crescere bisogna muoversi insieme, nessuno vince da solo. Assolutamente sì, quando parliamo nell'ultimo periodo del futuro, che deve essere un futuro sostenibile, e la sostenibilità del nostro futuro è una questione di sistema e non può prescindere dall'interazione tra enti locali, istituzioni e impresa. E oggi qui stiamo appunto dimostrando che il successo, poi, se c'è questa interazione, c'è questa condivisione di intenti, arriva. E abbiamo realizzato in meno di un anno un polo logistico di 9.500 metri quadrati qui a Grottaglie, proprio vincendo insieme. Ecco, questo è un fattore particolarmente importante in un territorio che purtroppo sale agli onori della cronaca per inquinamento e quant'altro. Voi avete scelto in maniera decisa la sostenibilità, e questo non solo per una scelta etica, ma immagino perché poi questo comporta comunque economie, insomma, inquinare non paga più. Assolutamente, allora assolutamente abbiamo scelto Grottaglie anche per la condivisione con il comune e con tutta l'area ZES, appunto di questo territorio, per l'attenzione forte alla sostenibilità ambientale. E indubbiamente ci deve essere questa sostenibilità ambientale per poter crescere insieme nel prossimo futuro, e senza dubbio che l'attenzione all'ambiente sia molto importante. È importante poi molto di più quando si parla di logistica, perché la logistica, si sa, è il primo, diciamo, settore che rappresenta il principale inquinamento del mondo. E quindi, se noi prestiamo attenzione a come costruiamo il nostro polo logistico, ma anche a dove costruiamo il nostro polo logistico, riusciamo a risolvere tutti i problemi di mobilità che ci possono essere nel prossimo futuro. Grazie. Ecco, una cosa simbolica che poi simbolica, no? Vabbè, tanto si può arrivare. Grottaglie, okay. È Grottaglie in uso. Eccoli là. Tolgo il microfono. No, ancora no. Ma stanno qua loro. Ci devo andare pure io? Vai. Vabbè, la tagliamo lì. Sì, sì, non c'è più. No, figura, ci mancherebbe. A Grottaglie, inaugurazione polo logistico Conad, incontriamo Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto. Presidente, Taranto balza ancora agli onori della cronaca per tanti problemi legati alla grande industria. Siamo qui invece a inaugurare un polo che simbolicamente potrebbe segnare un cambio di passo, una speranza e un simbolo su cui scommettere. Sicuramente oggi qui a Grottaglie si posa una pietra, diciamo, c'è già un evento, c'è un progetto già realizzato che va nella direzione della diversificazione, la diversificazione dell'acciaio, ma il lavoro che come Confindustria mi onoro di rappresentare da circa 2 anni è quello appunto di far vedere che può coesistere la sostenibilità,
sotto l'aspetto, diciamo, questo è un esempio importante di ottimizzazione di costi anche, ma soprattutto è un discorso di un mantra che le ZES hanno portato avanti, che è quello appunto di abbattere la burocrazia. Conad è oggi qui perché grazie al discorso ZES, e noi questo deve essere l'esempio per tutto il territorio. Ecco, Taranto si è detto da decenni ha grandi possibilità, potrebbe scommettere e vincere su tanti campi, però rimane al palo. Doveva venire qualcuno da fuori per insegnarci un po' cosa fare. Ma diciamo che anche il discorso delle ZES è attrazione, perché gli investimenti possono venire anche da aziende del nord Italia o addirittura anche dell'estero, perché l'importante è fare coesione e portare avanti quello che è l'eccezionalità del nostro territorio. Ecco, in questi giorni Confindustria credo sia insieme a tanti altri operatori economici impegnata a cercare di capire il futuro della grande industria. Ilva ancora una volta torna a far tremare i polsi ai tarantini. Lei, volendo lanciare un messaggio di speranza ai tanti che aspettano notizie, che cosa direbbe? Ma noi siamo lì sui tavoli, io personalmente sono ottimista, anche se la situazione è molto complicata. Il governo, tramite adesso i tre commissari, vuol far ripartire questo stabilimento. Però io voglio precisare che Taranto, il mondo delle imprese di Taranto, non è solo l'Ilva, quindi si sta lavorando sulla diversificazione, appunto quello anche dei cantieri nautici, anche se abbiamo avuto la notizia di Ferretti, ma non è solo Ferretti, ma anche lì stiamo cercando di capire perché questo dietrofronto. Quindi si sta lavorando, ecco, su diversi ruoli, anche quello dell'agroalimentare, che qui naturalmente è rappresentato anche come Conad, perché anche il fatto del cargo del freddo che partirà qui a proprio a Grottaglie, quindi significa che anche i prodotti nostri agroalimentari possono andare in tutto il mondo in pochissime ore. Quindi guardiamo al bicchiere mezzo pieno. Ecco, l'imprenditore deve essere per sua natura ottimista, forse dovremmo essere anche noi cittadini. Ma diciamo che è importante che ci sia coesione tra il territorio e il mondo dell'impresa. Noi come Confindustria lo stiamo facendo a 360 gradi, cercando di cambiare la cultura di questo territorio, collaborando con le scuole, con le università e soprattutto con il sociale. Inaugurazione del polo logistico Conad Adriatico qui a Grottaglie con Giampaolo Cassese, ex parlamentare, imprenditore nel mondo agroalimentare. Un segnale importante questa inaugurazione? Sicuramente è un segnale molto importante per la nostra comunità, per Grottaglie. Sappiamo che la nostra città punta molto nei suoi piani di sviluppo alla gestione della logistica. Oggi viene qui la più importante azienda del paese, che è Conad, con Conad Adriatico, con questo importante investimento nella logistica, soprattutto del freddo. Abbiamo appena visitato lo stabilimento, abbiamo sicuramente potuto osservare anche la massima attenzione verso la sostenibilità ambientale, quindi non solo ci sarà una drastica riduzione nell'uso dei trasporti su gomma, ma anche e soprattutto una gestione del freddo in chiave sostenibile. Abbiamo anche potuto vedere un importante impianto fotovoltaico sul tetto che permetterà l'autosufficienza di questo impianto. Quindi sono tutte sicuramente tematiche importanti. Oggi sono qui per la verità in veste di imprenditore, appunto sono un imprenditore del territorio, sono ritornato, ecco, a essere un imprenditore del territorio e sicuramente adesso poco fa scherzavamo con il sindaco e con l'amministratore delegato di Conad sul fatto che, mi raccomando, abbiamo detto adesso spazio alle aziende del territorio, ovviamente non solo alla mia, ma proprio al territorio. Una riflessione importante che è venuta fuori in queste riflessioni è stata purtroppo l'alta frammentazione delle nostre aziende agricole. I nostri produttori di uva da tavola sono purtroppo piccole aziende e che hanno poi difficoltà ad accedere magari direttamente a questo tipo di piattaforme. E quindi l'invito dal ministro delegato era proprio quello di impegnarsi a iniziare a consorziarsi, a lavorare insieme. E questo è un tema che abbiamo visto più volte, personalmente l'ho seguito anche in Commissione Agricoltura. Cioè l'Italia, ovviamente, adesso vediamo anche gli agricoltori in piazza, i trattori in piazza,
giustamente, perché lamentano numerosissimi problemi, però il primo problema dell'agricoltura italiana è la frammentazione. Piccole superfici per le aziende, e che si avrà sempre più difficoltà per stare sul mercato in una globalizzazione che continua a correre. E quindi bisognerà fare, ecco, un esame di coscienza, guardare un po' chi abbiamo accanto e iniziare a fare squadra. E magari prendere esempio da chi viene da fuori e ci mostra un esempio virtuoso. Sicuramente Conad nasce come piccole aziende tanti anni fa, oggi è la prima azienda del paese che si sono uniti e hanno lavorato insieme. Insomma, non basta essere eccellenti per vincere, bisogna avere anche gli strumenti adatti per poterlo fare. Ma quello sicuramente, loro adesso hanno fatto questo investimento perché la competizione ovviamente va sempre avanti, e una logistica di questo tipo permette una triangolazione con gli altri magazzini e la possibilità di servire i loro supermercati con prodotti sempre più freschi. Per questo anche l'importanza, magari l'invito a tutte le aziende del territorio a farsi avanti anche con questo tipo di struttura, sempre se si hanno determinate dimensioni per poter avere una chance in più di entrare anche nei loro supermercati. Bene. La nostra esplorazione di questo polo logistico si conclude qui. È stato un bel momento, grande interesse di Conad Adriatico a investire sul nostro territorio, grande interesse per quelli che potranno essere i rapporti di fornitura con i produttori agroalimentari e per le aziende del territorio, per la manutenzione, per le manovalanze che chiaramente interverranno per portare a regime questo grande cuore pulsante, questo magazzino che andrà a servire quasi 200 punti vendita per tutta la Puglia.